Bentrovati a tutti da Andrea Raggini. Si avvicinano i giorni della Merla, che per tradizione sono i più freddi dell'anno. In questo video non andremo ad analizzare il tempo atteso a fine gennaio, ma vi volevo raccontare una storia. La storia che appunto dà il nome ai giorni della Merla. Perché si chiamano così? Ci sono varie storie, stasera ho scelto di raccontarvene una molto carina e simpatica. La storia ha come protagonisti un merlo, una merla e i suoi figlioletti. A fine estate, nel capoluogo lombardo, quindi ci troviamo a Milano, questa famiglia, trova un albero molto grande di fianco a una palazzina in zona Porta Nuova. Costruiscono un nido per l'estate su questo albero e quando sta per arrivare l'inverno lo costruiscono invece sotto una gronda. Quell'inverno è molto nevoso, freddo e con temperature davvero estreme. Nevica per molti giorni, per buona parte di gennaio, e purtroppo il merlo, anche se da mattina a sera gira per cercare cibo per la sua famiglia, a un certo punto non riesce più a trovarlo. Cosa succede? Decide di allontanarsi ancora di più dalla città. Quindi sta via per più di un giorno. La Merla si ritrova così con i suoi tre figlioletti e giorno dopo giorno il cibo scarseggia, rimangono appunto senza cibo e il freddo aumenta. Così vede da un tetto di una palazzina vicina spuntare un po' di fumo e decide di andare lì a fare il nido per i suoi tre bambini. I giorni passano esattamente 3 giorni e il merlo ritorna. Ritorna il 1º febbraio, quando la situazione finalmente vede il ritorno del sole. Ma appena ritorna, vede una cosa che lo lascia a bocca aperta. Praticamente stenta a riconoscere la sua compagna e i suoi 3 bambini, perché essendo stati in un camino, si erano colorati di nero. E così la leggenda vuole che i merli da quel giorno nascano tutti neri. Per questo appuntamento è tutto da Andrea Reggini di www.metegiuliacci.it. Buona serata!